Bella raga, Paolo Robi dalle Filippine. Oggi preparo il supplì, praticamente cuocio del riso quello per le arancine, lo impasto con il ragù, faccio le palline, le metto nella pastella, le metto nel pane grattugiato e via, e le frigo così come sono. Qualcuna la farò con il ragù e qualcuna la farò solo con la mozzarella. Vediamo, non lo so. Mozzarella, magari qualcos'altro. Tipo, potrei anche metterci dentro della verdura sott'olio, che mi avanza lì, quella lì, per fare insalate di riso praticamente. Però fritto. Stai lì che adesso vediamo assieme. Palline di riso con impastato dentro il sugo che mi ha avanzato, ragù, questo qua, supplì, quindi supplì. Mischio il riso con tutta sta roba qua, e poi nella pastella e poi nel pane grattugiato lo friggo e alla fine lo butterò dentro qua. Sto già cuocendo il riso Scotti arancine. Che rimane un po' duro, devo dire che ci mette davvero tanto a cucinare questo riso rispetto al riso qua nelle Filippine, che è molto 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 più veloce. Niente, ora vedremo assieme come fare le palline eccetera. Stai lì. Al riso ho aggiunto del burro e del formaggio tipo parmigiano reggiano. Questo è il risultato, è bello denso, un bel mappazzone denso, che adesso tra poco andremo a stendere e lasciar raffreddare. Una volta che sarà freddo ci aggiungerò il ragù e faremo le palline. Ecco qua, ho steso il riso, l'ho coperto con la pellicola, lo lascio riposare così un paio d'ore finché si raffredda. Dopodiché aggiungerò il ragù, eccolo qua, che è quello che mi è avanzato, degli arancini, delle arancine, e poi lo passeremo nella pastella e poi nel pane grattugiato. Faremo delle palline grandi più o meno così, quindi un boccone, una pallina, una pallina, un boccone, fantozzi, fantozzi, va bene. Tu mangia, tu manciato, tu mangiare. Mi mangia. Dopodiché la frigo e la metto qua. Poi ne farò qualcuna speciale, vediamo cosa mi viene in mente aprendo il frigo, cosa ci butterò dentro. Non lo so, qualcuna a ragù. E qualcuna strana. Ecco
Eccoci qua, il riso si è raffreddato, stiamo facendo delle palline. La Lina le sta facendo, le prime le ho fatte io un po' più tonde. Falle un po' più tonde. Tondi. Pastella, poi nel pangrattato e ho appena acceso l'olio, la padella con l'olio. Benissimo, ci vediamo dopo a opera finita. Quindi eccole qua, finite. Adesso la Lina ne sta facendo speciali con dentro solo mozzarella. Dunque, quelle sotto sono quelle con il misto di ragù impastato insieme al riso. Queste sono all'nduja e mozzarella. E questa è solo mozzarella, però qua abbiamo usato il pane della tempura alla giapponese, no? Qua, poi ho deciso di e anche questa, poi ho deciso di passarlo dentro al pane grattugiato, sia della tempura sia al pane grattugiato. Queste sono un po' più scure, sono quelle con tempura, con nduja e mozzarella. Ho assaggiato questa, buonissima, sa molto di ragù, molto, tanto, tantissimo di ragù. Le altre, boh, adesso pian piano le mangio. Dunque ragazzi, ho ripreso questo video poi dopo, questo giorno dopo, e abbiamo mangiate tutta sera questo polpetto. Un boccone, un polpetto, un boccone. E devo dire che quelle a ragù sono veramente buone, sanno molto di ragù più che un arancino e sono così piccole che praticamente è un boccone, ti riempie bene la bocca, lo mangi tutto in un colpo solo e ha subito l'esplosione di sapore, non come l'arancino che parti mangiando il riso. Poi dopo arrivi alla parte buona, no? Qua è subito tutta parte buona, è subito esplosione di sapore in bocca. Devo dire che spaccano di brutto. Poi ho mangiato una con solamente l'nduja fatta con il pane della tempura. E devo dire un po' più croccante esternamente, un po' più croccante. Ci sta molto bene questa croccantezza in più, anche perché non fa rompere la pallina, non si spettascia la pallina, non si rompe, rimane lì bella compatta e quindi riesci a mangiarla tutta fino alla fine senza che ti si rompa tra le mani. Ci sta questa modifica. Ma che proprio mia sorpresa è stata nduja e mozzarella, ma anche solo quello con solamente mozzarella si sentiva molto di più il burro che ho messo, il formaggio tipo parmigiano che ho messo e la mozzarella che essendo calda era bella affilante, faceva proprio i fili. Fantastiche, veramente buone. Ne abbiamo mangiate un bel po', alla fine ne sono avanzate parecchie, soprattutto con ragù perché non mi ha fatte tantissime. E le ho messe in frigo. Basta, così quando hai voglia di gustarle, di mangiare qualcosa di veloce,
le butti su un piatto, le tiri fuori dal congelatore, le butti su un piatto, le fichi in microonde, gli fai un minuto e mezzo, lo lasci andare un minuto e mezzo, che dentro proprio, poi il microonde parte a scaldare dall'interno, quindi la mozzarella si scioglie, diventa filante, una bombazza, è un pasto veloce, pratico. È un po' lo sbattimento farlo, ma fatto così un po' a supplì è rapidissimo. La lina ha fatto tipo proprio l'arancina, praticamente ha fatto una mezza pallina, gli ha fatto il buco, ha messo dentro la roba e poi gli ha fatto un tappino che l'ha coperto, ha fatto la pallina. Diciamo che quelle della Rina sono proprio arancine, infatti ti vengono molto più grandi e per mangiarla tutta sono quattro morsi. Invece quelle piccoline le butti in bocca, te la pappi tutta, sei felice. Vabbè. Per questo video è tutto, Power Roby, Filippine.